La nascita del romanzo è strettamente legata al contesto socio-economico. Il primo sviluppo di questa forma narrativa si ha infatti nei paesi europei in cui era più avanzato il progresso di moderne condizioni economiche e sociali, l'Inghilterra e in seguito anche la Francia. Sono stati in cui nascono e si affermano la moderna borghesia capitalista e imprenditoriale e una società di massa con propri specifici bisogni culturali, in primis il bisogno di una letteratura di evasione in cui rispecchiarsi. È proprio in Inghilterra e poi in Francia che la letteratura inizia a rivolgersi a questo tipo di pubblico e in particolare alla borghesia mercantile. Questa era abbastanza istruita per nutrire interessi culturali e abbastanza ricca per poterli soddisfare, ma non era sufficientemente colta per trovarsi a proprio agio con i generi tradizionali più complessi, come l'epica, la tragedia e la lirica. Alcuni intellettuali e scrittori si fecero così interpreti di questo bisogno culturale che restava insoddisfatto e pensarono di colmarlo scrivendo romanzi, genere che aveva il grande vantaggio di essere relativamente nuovo, quindi meno soggetto ai vincoli e alle regole dei generi che vantavano una lunga tradizione. Di che cosa parlano e come sono fatti i romanzi del Settecento? Per rispondere a queste domande basta prendere in considerazione i titoli di alcuni dei più fortunati romanzi del secolo. In Gran Bretagna, ecco tra il 1700 e il 1720 i tre grandi romanzi di Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Moll Flanders e Lady Roxana. Un paio di decenni dopo è la volta di Pamela e di Clarissa di Samuel Richardson, i capostipiti del cosiddetto romanzo sentimentale. Subito dopo esce Tom Jones di Henry Fielding. In Francia la novella Eloisa di Rousseau e in Germania I dolori del giovane Werther di Goethe. Sono, come si vede, tutti libri dedicati ad approfondire il carattere e l'esistenza di un uomo o di una donna. Niente di nuovo in questo. La narrativa in versi o in prosa si era sempre concentrata sulle vite di singoli individui, dall'Odissea all'Orlando Furioso, all'Amleto, al Don Chisciotte. Eppure le novità ci sono, e come? Da un lato i ritratti di donna sono frequenti almeno quanto quelli di uomo. Il pubblico della narrativa di intrattenimento era formato soprattutto da donne e i romanzieri del Settecento cominciarono a dare a queste lettrici libri nei quali potessero trovare sentimenti e pensieri non troppo lontani dai propri. Dall'altro lato, i personaggi dei quali questi scrittori fanno il ritratto sono uomini e donne simili a quelli che i lettori potevano vedere intorno a sé tutti i giorni, persone normali come loro. Questa nuova possibilità narrativa, raccontare in maniera seria la vita e l'esperienza quotidiana di persone comuni, è strettamente legata a quel mutamento profondo della mentalità occidentale che avviene con l'illuminismo e che porta, alla fine del secolo, alla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America e alla dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Sono questi i primi testi in cui si afferma il valore assoluto di ogni persona, dei suoi desideri e dei suoi bisogni. È proprio la rivendicazione del valore di ogni singolo io che consente di raccontare, prendendole seriamente, le storie di personaggi che non sono né santi, né eroi, né condottieri, né re.